Ciao ragazzi, Entrato adesso uno, ok. Oggi parliamo di One Buca Performance Pad. Oggi vi voglio parlare di queste gelatine, di queste Mungel, di solito le chiamiamo così, che però hanno veramente qualcosa in più. Le avete già viste perché ve le ho già fatte vedere quando vi facevo vedere le idee per i regali di Natale. Però oggi voglio farvele vedere più nello specifico, perché secondo me, anche essendo solo gelatine, si meritano un video. Vai, rullante! No, troppi armonici. Potresti toglierne un po'? No, 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 non ci siamo. No, no, non ci siamo. Fai qualcosa, togliene ancora un po'. Ecco, ecco. Ok, perfetto, perfetto. Ma no, no. Lascia così. No, ma era un attimo. No, no, va benissimo, no, ma lascia così. No, non hai capito. Prima cosa, la scatolina, raga. Quanto è bella la scatolina. Sembra una cavolata e lo è una cavolata. Però a me queste cose mi intrippano tantissimo. Quindi la scatolina per me è bellissima. Che tra l'altro l'ho aperto al contrario. Cioè l'ho aperta, mi sono accorto adesso che l'ho aperta così. Cioè, ma come si fa a prendere una scatolina così? Vabbè, pazienza. Ecco, voglio dirvi una cosa super importante. Consiglio numero uno del video, ve lo do subito. Ricordatevi, quando suonate live e quando rimettete a posto la batteria, vi prego, non lasciateli attaccati ai tamburi. Perché, se no, dopo tre concerti li buttate via. Avete la scatolina? Ormai quasi tutti i tipi di Mungel hanno la scatolina, una scatolina così. Finite il concerto, togliete i vostri performer pad, ad esempio, e li mettete di nuovo dentro la scatolina. La volta dopo che li usate, sono di nuovo come nuovi e vi durano mesi, mesi, mesi e mesi. All'interno che cosa abbiamo? Abbiamo in pratica due pad di questo tipo qua. In realtà questi pad qua sono quelli un pochettino più piccoli e due pad di questi più grandi. Ah, ovviamente quando ve li danno in questa plastichina. Bisognerà togliere la plastichina e poi attaccarli, se no non attaccano per forza. Allora, come si usano? È semplicissimo. Togliere uno, togliere l'altro, agitare prima dell'uso, no, non è vero, e poi andarle a posizionare sul tamburo. Mo vi faccio vedere. Cominciamo da questo tipo di pad. Ecco, una cosa fighissima di questi pad, come potete vedere, è che hanno una potenza pazzesca, nel senso restano attaccati tantissimo. Io ce l'ho attaccato al dito, guardate. Quindi sui tamburi non hanno nessun tipo di problema. Noi abbiamo tre possibilità. La prima possibilità è quella di attaccare la parte grossa del nostro pad al rullante e la parte piccola attaccarla al cerchio del nostro rullante. In questo modo avremo un dumping maggiore, cioè una maggiore sordinatura del nostro rullante. Il secondo modo invece è quello di attaccare solo parzialmente il nostro pad al rullante. Questo è un modo che serve per sordinare il suono un po' meno di quello di prima. E infine abbiamo la possibilità di attaccare tutto il pad al rullante per avere un dumping, cioè una sordinatura ancora di più. Ricordatevi che in base a dove lo mettete il dumping aumenterà o diminuirà. Ricordatevi sempre questa cosa qua. Vi faccio sentire la differenza del rullante con nessuna sordina o con i vari tipi di sordine di cui vi ho parlato adesso. Sui tom è la stessa identica cosa, cioè praticamente funziona come sul rullante. Vi faccio l'esempio del timpano. Se io ho il timpano che per i miei gusti suona troppo, posso andare a sordinarlo un pelo. Allora ragazzi, se avete il timpano che fa boom, questa roba qui, con le sordine non si toglie. Quella è una questione di intonazione sicuramente e quindi di tiraggio della pelle sopra e sotto, e no, non si risolve semplicemente con questo. Bisogna andare ad agire un po' di più. Con queste però possiamo togliere un pochettino di schifezza che abbiamo e che non ci piace. A qualcuno però questo tipo di sordinatura potrebbe non bastare. Cosa si fa? Si prendono le altre che vi ho già fatto vedere prima e sono queste qui. Queste sordine qui sono molto più grandi, perché comunque saranno una decina di centimetri più o meno, e sono dei bei patacconi giganti per rullante e timpano. Ma già il timpano si fa fatica perché assorbono veramente un sacco di suono. Ve le sto facendo vedere così, ma sono trasparenti e non state vedendo niente. Cioè, così. Adesso vi faccio sentire cosa fanno sul rullante e cosa fanno sul timpano, così
capite un attimino. Senza soldina è così. Con la soldina invece... Proviamo sul timpano, senza soldina. Con la soldina. Vi faccio sentire anche sul tom, va togliendo magari questo piatto qui. Senza soldina. Con la soldina gigante. Se magari come sul tom o in realtà anche sul timpano non mi faceva impazzire, era un po' troppo soldinato per i miei gusti, si può fare una cosa. Allora, se è troppo, la prima cosa da fare secondo me è mettere le altre, cioè queste qui un pochettino più piccole. Però che ne so, se per caso avete finito anche quelle lì, la cosa che potete fare è prendere questa e tagliarla perfettamente in metà. La tagliate in metà e avete due sordine più piccoline, ma che funzionano benissimo e stoppano benissimo ugualmente. Adesso vi dico una cosa ragazzi, però non odiate, ve la dico solo perché mi è successo ed è andata abbastanza bene. Le ho messe anche sui piatti una volta, cioè su un crash. So che mi state odiando, però ve lo dico lo stesso perché è andata bene. Ci sono alcuni locali che richiedono meno volume, soprattutto il problema grosso di solito cosa sono? I crash. Con queste sordine possiamo togliere questo problema. Cioè abbiamo il solito stramaledettissimo crash che suona troppo. Ve lo faccio sentire? All'aperto va benissimo, ma nei locali mi rompono. E io voglio questo suono, ognuno ha i suoi piatti, quindi vuole un certo tipo di suono. E a me non piace l'idea di dire mi compro un altro piatto perché devo suonare nel localino piccolo. Quindi se io vado a mettere questo tipo di pad qua sulla campana, non è che perde il suono, ci sta secondo me alla grande, però suona meno e per un locale è perfetto. Se non volete far vedere, avete messo una sordina perché avete paura che se viene qualche amico batterista vi prende in giro, mettete la sordina sotto, sempre sulla campana ma sotto. Il video può finire qui, mi raccomando, se avete qualsiasi dubbio su questo prodotto scrivetemi qui sotto nei commenti, qualsiasi cosa vi rispondo al volo. E se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace, io vi ricordo di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook, di andare sul sito GasTube a leggere l'articolo, mi raccomando, trovate tutto qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!